Ciao, mi chiamo Alessandro. In questo video andremo a vedere quale fotocamera scegliere per cominciare a fare foto nel 2019. In mano ho un Olympus OM10, macchina fantastica per cominciare se fossimo ancora negli anni 80. Purtroppo però gli anni d'oro della pellicola sono conclusi. Sono stati sostituiti dai sensori. Sensori come il full frame, che hanno la stessa grandezza di un fotogramma, cioè 24x36 mm. Non parleremo oggi di fotocamere con sensore full frame, perché un sensore full frame è solitamente quello più scelto dai professionisti, in quanto permette di avere una maggiore qualità in condizioni di scarsa luminosità e una maggior qualità d'immagine in generale, in quanto la superficie fotosensibile è superiore rispetto agli altri formati di cui oggi parleremo. Un sensore full frame comporta comunque avere fotocamere e obiettivi più pesanti e costosi. All'alba dell'era digitale, i sensori full frame però erano troppo costosi e questo portò alla nascita del formato APS-C, un formato cioè che avesse lo stesso rapporto tra i lati di un sensore full frame, ma che avesse delle dimensioni di 23x15 mm. Mentre nel 2008 Olympus e Panasonic iniziarono a sostenere il formato micro 4 terzi, cioè un formato che avesse, come dice il nome, un rapporto tra i lati di 4 terzi, cioè più o meno come i vecchi televisori a tubo catodico. Un sensore micro 4 terzi è il 30% più piccolo di un sensore APS-C. Al contrario di un sensore full frame, il sensore micro 4 terzi consente di costruire macchine fotografiche più leggere e obiettivi più leggeri e più economici, mentre si trova più svantaggiato in condizioni di bassa luminosità. Possiamo poi scegliere tra due tipi di fotocamere, tra le reflex e le mirrorless. Le reflex non sono altro che delle fotocamere che al suo interno hanno uno specchio e un pentaprisma che gli consente di riflettere l'immagine che si trova dinanzi al fotografo e di portarlo al suo occhio. Le mirrorless invece non sono altro che delle fotocamere che, come dice il nome stesso, sono senza specchio, cioè c'è un sensore che registra in tempo reale quello che accade e lo porta nel mirino dove si trova un piccolo schermo. Se voglio una Nikon potrei puntare su una Nikon D3500. È una fotocamera APS-C da 24 megapixel, 11 punti di messa a fuoco, Full HD a 60 fps, a 549 euro. Nel caso avessi qualche soldo in più da spendere, potrei magari puntare su una Nikon D5600. Sempre una fotocamera da 24 megapixel APS-C, 39 punti di messa a fuoco, video Full HD 60 fps, NFC, Wi-Fi, tecnologia Snapdragon per condividere le foto con lo smartphone. In più la Nikon D5600 è dotato di schermo ribaltabile touch a 636 euro. Canon invece propone la Canon EOS 2000D, fotocamera anch'essa APS-C da 24 megapixel, 9 punti di messa a fuoco, wifi e fa video in Full HD a 30 fps a 355 euro. Se invece abbiamo qualche soldo in più da spendere, possiamo puntare magari a una Canon EOS 750D, sempre una APS-C da 24 megapixel, con 19 punti di messa a fuoco, video in Full HD a 30 fps, messa a fuoco automatica nei video molto buona e display touch ribaltabile a 676 euro. Se invece puntiamo a una mirrorless, possiamo puntare magari a una bellissima Olympus M10 Mark III. L'Olympus M10 Mark III ha un sensore micro 4 terzi da 16 megapixel, ha il sensore stabilizzato, 121 punti di messa a fuoco, video in 4K a 30 fps, wifi e schermo touch a 746 euro. O se vogliamo stare in casa Panasonic, possiamo prendere una Lumix GX80, sempre una micro 4 terzi da 16 megapixel stabilizzata, 49 punti di messa a fuoco, video in 4K 30 fps, wifi a 482 euro. Mentre salendo di grandezza di sensore andiamo alla Sony Alpha 6000, una fotocamera mirrorless APS-C da 24 megapixel, 179 punti di messa a fuoco, video in Full HD a 60 fps. O se no, se mi piacciono le Fuji, Fuji propone una Fuji XT100, una fotocamera APS-C da 24 megapixel, 91 aree di messa a fuoco, video in Full HD a 60 fps, schermo touch orientabile a 582 euro. Oppure perché non pensare magari a qualche modello usato, come una Nikon D3300 o una Canon 1300D
Ho una Fuji X2, una Olympus M10 Mark II, o perché magari non pensare a modelli più professionali come una Fujifilm X-T1? Con 400 euro potete acquistare una fotocamera di livello professionale e imparare su un corpo macchina di qualità. Comprare un modello usato non significa fare una seconda scelta. Risparmiare sul corpo macchina può essere importante, infatti se risparmiate sul corpo macchina avete più soldi per acquistare obiettivi, che sono quelli che, se sono di qualità, migliorano di molto la qualità di una foto. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video, iscrivetevi a questo canale perché usciranno altri video, così rimarrete aggiornati. Se avete delle domande scrivetelo nei commenti, ci vediamo alla prossima, ciao!